Salve a tutti ragazzi, bentornati al canale di ToxicGamer88. Oggi riprendiamo con The Elder Scrolls 4 Oblivion. Allora, continuiamo la nostra partita perché ho aumentato un pochettino l'abilità evocazione che ci servirà. Infatti dovrei averla al 24. L'abilità evocazione è molto importante. Adesso vi faccio vedere anche il motivo. Andiamo innanzitutto. Andiamo qui. A livello 25 potremmo evocare il nostro primo famiglio, ed è una cosa molto molto importante, quindi volevo farvelo vedere, molto interessante. Oh, ci sono nemici vicini, interessante. Dove sono? Dov'è? Già questi maledetti nemici che non ci lasciano mai in pace. Ok, con la pratica costante hai scoperto altre creature che puoi evocare dei piani di Oblivion. Ora sei un apprendista nella magia evocazione e puoi lanciare incantesimi evocazione a livello apprendista. Sì, ma dove sto mostro che non lo trovo? Allora, perché ho voluto aumentare evocazione? Non solo per il fattore così aumento l'intelligenza e cose varie, ma avere un personaggio che può evocare un mostro del genere ci permetterà di far aumentare in modo completamente autonomo determinate caratteristiche. Allora, io contundente al 21, la voglio portare al 25, quindi evoco un famiglio e comincio a fare così e mi aumentano le abilità a volontà, volontà, volontà. Da notare come il nostro famiglio è dannatamente forte. Dov'è? Ah, vabbè, è sparito. Quindi, grazie al nostro famiglio possiamo evocare aumentare tutte le abilità che riguardano la forza, perché appunto ci colpisce, quindi aumenta contundente, dai. Basterà fare così per un poco per aumentare le vostre abilità. E non è affatto male come idea. All'inizio sarà un po' difficile, ma ci tenevo tantissimo a mostrarvelo. Quindi è una cosa molto molto importante. Posso anche aumentare altre abilità. Comunque adesso riprenderemo non appena farò crescere tutte le abilità e saliamo di livello, così andiamo a migliorare altre abilità totalmente diverse come commercio, oratorio, che ci serviranno per le quest. Quindi ci vediamo dopo. Allora ragazzi, adesso voglio mostrarvi una cosa molto importante. Ho portato contundente quasi a 25, quindi faccio vedere come per ora ho livellato facendo sempre così, anche se state attenti perché vi può anche shottare il vostro stesso famiglio. Sei coperto di gonfiori e lividi per le tue lunghe sessioni di allenamento con tutti i tipi di mazze di asce. Ora sei un apprendista con le armi contundenti e hai il super attacco statico che infligge danni extra. Per usare questo attacco premi e tieni premuto attacco. Ok. Ed evocare il nostro famiglio per aumentare un pochettino la resistenza. Quindi andiamo qui alla miniera desolata, evochiamo il nostro famiglio. Sfrutteremo la vocazione. Ok, vedete? Ci ha eliminato un goblin, anzi due. È molto molto utile. E sto parlando di un semplice famiglio. E ho notato adesso una cosa. C'è stato un errore durante la creazione del personaggio. Adesso io ho un nome a cazzo, però vabbè, alla fin fine non è che mi importa più di tanto. Allora, potrei anche provare a fare altre queste dei maghi. Evocazione 28. Non posso aspettare quando ci sono nemici in giro. Molto interessante. Dove sono? Proviamo a entrare.
Adesso mi sento molto più sicuro. Avere un famiglio del genere che ci protegge non è affatto male. E posso anche cominciare a pensare ad affrontare nuove queste. Abbiamo soltanto l'evocazione al 25. Well met. No, lui è ancora qui, vabbè. Non ci serve. Quindi, bene o male, ce l'abbiamo fatta. Allora, cosa facciamo oggi? Io volevo cominciare qualche missione della Gilda dei Maghi, perché mi servono ragazzi. Voglio entrare subito nella scuola di magia per salire di livello. Quindi cerchiamo qui la Gilda dei Maghi e andiamo a livellare. Anzi, andiamo ad aumentare di grado nella Gilda dei Maghi. Non ricordo dove si trova la Gilda dei Maghi, però c'è, quindi non vi preoccupate, in ogni città c'è la What is it? Gilda, sia dei guerrieri che dei maghi. Quindi andiamo a vedere un'altra quest, perché al prossimo livello voglio aumentare oratoria e Can you commercio, share a e coin? naturalmente un pochettino l'attributo personalità. Ci servirà un... Posso sacrificare un attributo, posso rifare forza, resistenza, agilità, faccio forza, resistenza e personalità, quindi l'agilità la possiamo Greetings, aumentare Brett. anche dopo. Però io adesso non trovo la Gilda dei Maghetti. Mappa? Qui sarà. Facciamo la quest. La quest dei maghi di questa zona è molto semplice. Eccolo lì. Va bene, questa cosa non l'avevo mai sentita. Lasciamo perdere. Forza. Però già vedete che il nostro personaggio adesso comincia a essere un po' più cattivo. Raccomandazione. That's Falcar's response. Andiamo a parlare con... Ma tu A cosa pleasure to vendi? s always Ah no, lui il ripa... Lei ripara gli... Farewell. Eccola qui. I'm Ditsan, ma I'm afraid you be seeing you. No doubt. They say that when you murder someone, Andiamo a the parlare Dark con Brother questo comes Falcar, to you in your sleep. che non so dove sia. That's how they Well met. New they say that when you murder someone, I have no idea. The Dark Brotherhood Without comes to you in your Ci sleep. prendiamo questa It's how they pozza. recruit new members. You don't say. C'è anche What's the un news pugnale from the other parts d'argento, of Tamriel? Che voglio, that me lo slavery has been prendo. abolished in Morrowind. House Dress and Calamity Rubiamo qualche denounced the cosa. slave trade and freed the beast folk from servitude. Morrowind has always been a troubling place. Seems it is more so now. Farewell. Morrowind, un luogo di pace e tranquillità. Sì, però non trovo Falcar. Dove sei? Look at the muscles on you. No, non le prendo per ora queste cose. Yes. Ma veramente, non trovo il personaggio. I'm so happy to see you, I could burst. Ok. Scusate, dove sono i personaggi che mi servono? Cioè, devo andare ad essermi interrato? Davvero? Qui cosa c'è? Urca, la prendo. Mazza corta, ragazzi, d'argento. No, mazza d'argento e basta. Ottimo. Interessante, molto interessante. If there's anything I can do, Eccolo I qui. am humbly at What is it, associate? Don't tell me you're here for a recommendation. Don't Raccomandazione. waste my time if you're not ready for this. Are you prepared to do what is necessary to gain a recommendation from me? Sì, sono pronto. Very well. We shall see how prepared.
There was a particular ring of burden I was testing some time ago. Another stupid associate somehow got his hands on it and managed to misplace it. If I didn't know better, I'd say he purposely tossed it down the well behind the guild hall. Why he would do such a thing is You will retrieve this ring for me. Should you manage to do so, I shall consider... The well is locked, so you'll need the key. Dietzen... Perfetto. Parliamo con l'Argoniano, che ci darà la chiave. Good day. Ammende. Perché mi dice ammende? Don't tell me Felkar has given you the same task he gave Vidkun. Oh, dear, I'd say more, but... Well, Felkar is the ranking... I'll tell you what. Find me when Felkar's not around, and then we'll talk. Ok. Quindi facciamo passare un po' di tempo, perché qui c'è qualcosa sotto. In poche parole, questo Felkar... Good day. As I've said, I... Sì, ma quando? Facciamo passare un altro letto. Allora, in poche parole, questo Felkar... Per mettere alla prova i... I hope I can... As I've... Sì, però dai, cazzo, quanto ci stai? Per mettere alla prova i suoi studenti che vogliono delle raccomandazioni per l'università africana, gli fa fare delle prove veramente assurde. As I've said, I just don't... Good day. We can talk, so long as Felkar is out of earshot. If I didn't know any better, I'd say he's trying to get you killed. He gave poor Vidkun the same task, and we never saw him again. I'm reasonably sure there's a connection, but I can't prove it. Do be careful. I'd hate to lose... Here's the key, and something extra. I don't know if it will be of use to you, but... From what I've heard of Felkar's ring, it may come in handy. And if you find out anything about what happened to... Ok. Ci hanno dato questo incantesimo di galleggiamento. Che, come vedete, ci dà piuma per 5 punti per 30 secondi. E ci servirà. Adesso dobbiamo andare nel pozzo. Il pozzo si trova... dietro. È una missione abbastanza stupidotta, quindi la facciamo adesso, così poi salgo di livello in completa autonomia. Sono missioni abbastanza semplici. Prendiamo l'anello fardello, che come vedete ci aumenta di 150 punti il peso. Vedete, non ci possiamo muovere. Quindi io cosa faccio? Lascio qui qualcosa. Per esempio queste asce. Spada corta d'argento. Gliela lascio pure, perfetto. E riesco da qui. Attenzione, qui dovrebbe esserci la piantina. In teoria voi venite qui un po' più leggeri, altrimenti non vi potete più muovere. Utilizzate l'incantesimo e ritornate qui. Abbiamo ottenuto, se non sbaglio, la nostra seconda raccomandazione. Greetings, Breton. I'm afraid some things have happened while you've been gone, associate. It may affect... Oh, ma davvero? Anello fardello. Oh, just drop it anywhere. I don't think he really cared about it. I think it was some sort of sick joke on his part. I'll admit, it's my doing. I couldn't leave well enough alone. And after you'd left to go after that ring, well... I'm just so tired of the way we've all been treated by Felkar. I was worried about you and angry about Vidkun, so I confronted Felkar directly. He was furious when I told him I'd helped you. And then when I threatened to report him to the Council of Mages, wow, I thought bellissimo. He was going to kill me. He flew into a rage. I didn't even understand some of his ranting, but he said that our days are numbered, and then he's... I don't know if he ever wrote your recommendation. I'm sorry. I didn't expect this to happen.
Perhaps you should go look at... You should check his room in the living quarters. If you see the note or anything else unusual, let me know. Okay. Amanda... Ever since Ulrich Leyland took over the captain of the guard post, this city's... The guards have imposed new ridiculously heavy fines for every If you can't pay the fine, they can take your property away or toss... If you're interested, go talk to Levana Nadaran. She seems... Vabbè, non ha nuova missione, ma non ci serve. Vidkun? It's such a shame. Ah, interessante, proprio una riga di comando. Allora, cosa dobbiamo fare adesso? Dobbiamo andare a vedere se... Nel seminterrato. Sono sovraccarico, ok. Questo anello lo butto, non vale niente. Queste sono missioni abbastanza semplici, che però ci fanno capire tante cose riguardo alla minaccia dell'Oblivion. Intanto mi prendo tutto. Ma i libri non li prenderò. Una pozione piuma. E qui dovrebbe esserci qualcosa. Salviamo. Aspettate, lui dice che c'è una raccomandazione, ma non è che è sul libro qua. Pergamene? No, mi sa proprio di no. Dai, apriamo questo screen e completiamo sta missione. Abbastanza semplice, quindi le mie missioni iniziali dell'agilità dei maghi, anche a difficoltà elevata, sono abbastanza semplici. Due gemme dell'anime nere. E non trovo altro. Ok, qui ci dice che non abbiamo trovato nessuna prova, nessuna raccomandazione, però in compenso abbiamo trovato due gemme nere. E sappiamo tutti che le gemme nere sono abbastanza simbolo di necromanzia. Black soul gems. Oh dear, this is worse than I'd expected. Okay. All right, I'll just take these from you. I'll need them for my report. Se non la cedere tutta, ragazzi, non c'è bisogno di fare tagli. Now, you didn't find any sort of recommendation? Very well. In light of the circumstances, I believe. Okay. Missione completata, raccomandazione. Take care. Completa, perfetto, sì, adesso posso concentrarmi sulla level up. Quindi ragazzi, abbiamo terminato la quest di, come cazzo si chiama? Shadinal. Raccomandazione di Shadinal e siamo a posto. Adesso ci sono altre guild in altre città che andremo a fare nel prossimo video, così entriamo subito nell'università arcane. Cominceremo a creare i nostri incantesimi e i nostri incantamenti. Io vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!